Prego, accomodatevi, mettetevi comodi. Allora vogliamo definire un po' il menù? Sì. Come primo di mare vogliamo fare qualcosa con la rana pescatrice, vogliamo fare qualcosa con i frutti di mare? No, perché mio marito adora l'astice. Ah, vi piace una pasta corta o una pasta lunga? Un linguino. Lui preferisce il linguino. Lo sposo preferisce l'astice con le linguine, perché lui va matto di questo. Infatti, quando lo chiamo da Napoli a Milano, lui mi dice sempre che sta mangiando questo pranzo. C'è un pezzo di astice, e mezzo astice intero, diciamo. Voi come preferite? Stanno alcuni che preferiscono avere la sbucciato. La polpa d'astice, mentre altri... È più bella mezzo astice, è più presentabile, diciamo. È più coreografico. Più che bravo. Prontissimi. Wow, che bella! I had the answers to everything. Il bustino trasparente con i brillantini, la gonna con le rouge. Cosa ne pensi? Sì. Cioè, sexy, elegante. Sexy, elegante. Brillantinoso, tocco giusto. Signora, per lei? Per me è splendida, lei e anche il vestito. E se permette, io lo dico anche sui occhi. La sta guardando con degli occhi bellissimi. E per noi... E sono felice. I'm not a girl. Nonostante gli anni passati al nord, Francesco non ha dimenticato le antiche tradizioni e dedica alla sua sposa una romantica serenata. Non avrà un'ugola d'oro, ma stasera Francesco dà il meglio di sé e il cortile si riempie di allegria. Abbiamo accolto gli sposi qua al castello e ho potuto constatare che, nonostante loro non erano giovani, intravedevo in loro un'emozione bellissima che si chiama amore. Vi dovete dare prima un bacio e poi far volare le colombe. Un bacio a voi. Io ho capito di dare un bacio alla colomba e quindi un bacio. Tu Franco, baci la colomba. E così abbiamo baciato prima i colombi e poi noi. Perfetto, prego, augurissimi. In sala il banchetto ha inizio con la tradizionale sfilata dei camerieri. Ed ecco servito il piatto forte di oggi, linguine all'astice. Tutti i linguini all'astice con mezz'astice, non sbucciato, tutto intero doveva essere nel piatto. Il menù doveva essere esclusivamente di pesce, perché noi andiamo pazzi anche a Milano, ci andiamo 2-3 volte a settimana a mangiarci il pesce.